Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui per il PES pronostico di Genoa Juventus. Allora, intanto vediamo la nostra formazione. Chiaramente farò delle modifiche in base a quello che secondo me accadrà. Appunto, domani sera. Intanto stasera, come sempre, ci sarà il consueto video le probabili formazioni e il pre-partita. Allora, intanto diciamo che secondo me questa è la difesa. Danilo a sinistra, Bonucci, De Ligt, Cuadrado. Io non so perché mi metta Buffon in porta in automatico, ma secondo me anche stavolta giocherà Szczęsny. Il centrocampo io credo che sia questo, Matuidi, Pjanic, Bentancur. Anche se non mi stupirei di vedere questo, infatti io lo metto perché secondo me sarà questa la cosa particolare di questa partita, come ci sarà secondo me un'altra cosa abbastanza importante: Higuain con Dybala e Ronaldo. La Juve insomma schiererà questi tre attaccanti. Questa secondo me è la formazione che la Juve metterà contro il Genoa, poi chiaramente vedremo. Si gioca ovviamente al Ferraris. Vediamo di mettere ovviamente gli orari. Non è qua ovviamente. Ecco qua, notte, esatto, estate, sereno, lunghezza del raccordo, tensione del campo bagnato perché viene sempre inumidito e dunque possiamo iniziare. Ovviamente con tutto il tempo possibile, vi ricordo che ho fatto anche il PES pronostico di Juve-Lecce ed era finita proprio 4-0 tra l'altro, così come avevo fatto anche l'Hypercup. Per chi non avesse visto l'Hypercup andate a vederlo, lo trovate nei video qua sotto, e la Coppa tra le due squadre che hanno vinto Buonasera e tutto nella benvenuti loro all'incontro di confederazione. oggi. Intanto Le vedete, condizioni siamo buone collegati stasera. con Luigi, Ottimo. Stadio Luigi Ferraris di Meglio Genova, di una Genoa caffè. Niente Juventus. nuvole. Fino alla Evitiamo leggera la cerimonia presenza di di entrata, ansia tanto sergente. ormai nella realtà non la Giornata fanno neanche più intensa. perché si fa Insomma, davvero una splendida le entrate serata. divise. Ecco, Prima Ramsey, subito a perfetta recuperare giornata di palla. calcio. Quello che Prima secondo me, il Messina che ragazzo che secondo cambia me sulla giocherà, sfera subito sul Dybala. pallone. Dybala, 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 prova Ottimista, Dybala. stabile, Poi forse c'è gioioso. anche un fallo, poi Giocatore interviene all'aria, massimo Bentancur. rendimento. Qua il Genoa rischia subito. Che complesso magnifico. A dispetto È di quanto sicuramente si un buon potrà pensare, ragionamento domani sarà una Stefano, partita gettandosi molto in ballo di ostica, anche gioia. perché il Genoa si gioca tanto, insomma, diciamoci la verità, se il Genoa Ancelotti ha dato il via dovesse alle danze. ottenere Dunque, secondo punti me con chi la può Juve, farla molto qui? probabilmente sarà salvo. Intanto Dybala! Dybala, palla fuori. Ha Conclusione sul trovato un volo. golazzo Occhiate Dybala. del genere possono essere Non gli è pericolose anche da riuscito. quella distanza. Non stavolta però. Rinvio di Perin, Lex, De Ligt, svetta e palla ancora Dybala. Vuole andare a cercare il fondo Si libera Dybala, Levante, rientra bene, può rimbalzo crossare Dybala, Higuain Higuain, strozzando il tiro in una maniera occasione di incredibile, fallire, colpo di testa di testa veramente sprint, bruttissimo, facile per Higuain davanti Perin. alla porta, ha buttato via l'occasione, Higuain rientrato con Lecce Baschi e ha già prova a innescare segnato, un'azione offensiva, quindi io mi aspetto un Higuain Palla, questa titolare, palla per lui, anche se la Juve dovrà prendere un altro giocatore in quanto Higuain ha già fatto capire probabilmente Wagner, che dopo questa bella stagione, apertura, dopo la fine di questa ottima passione stagione, la sua. Palla se ne recuperata andrà. Con da Juventus, si il mio grande salva in questa dispiacere, perché è un occasione. Un giocatore comunque intervento a cui sono fondamentale affezionato, non a era livelli di Tevez, inevitabile, però ha dato doveva essere Dybala, gran giocata di ripetuto, Dybala, ma ce la che poi fa. vede ancora il pallone rimane lì. E sprechiamo un'altra grande occasione, poi ancora Dybala, che c'ha Dybala, un'altra chance. Perin deve volare, mettere in è stato angolo splendido il sul gioco tiro d'angolo. meraviglioso di Credo che Dybala. sia stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Bentancur, cross in mezzo, tagliatissimo, troppo, palla facile, adesso presa di Danilo, speriamo che non faccia altre boiate come quella della volta Ramsey, scorsa. tiro, Intanto Ramsey tenta un tiro che non è sbaglia neanche troppo Dybala, male, ma ma trova la palla conclusione. fuori. Danilo Sì, valeva la pena provarci, veramente anche se col segnare Danilo Bologna, è io sempre. non mi sento di dire chissà, però ha fatto una Crescita. cavolata senza senso, veramente, perché, cioè, Occhio, può ed andare. era già da buttare fuori col VAR. Quindi, cioè, veramente Cerca senza senso la Buffarini. giocata di Danilo col Bologna. Speriamo di non vederne più di questi livelli. Insomma, Perin. Evita ogni pericolo per il momento. È Buona giocata bravo di questa Bentancur a difesa. recuperare palla. Ronaldo ancora in ombra. Però, diciamo, Ronaldo fuori forma qui. Ecco, Miraschi. Ronaldo è stato tanto criticato in tutte queste due partite, ma continua a segnare e continua a fornire assist. Alla fine le azioni da gol della Juve nascono da lui, cioè il Ronaldo tanto criticato fa comunque una differenza Ci siamo sostanziale. Ronaldo passati. palo! Stavamo parlando di lui.
Che lampo di Cristiano Ronaldo, sfortunatissimo, e finisce il primo tempo 0-0. Ronaldo stava incredibilmente approfittando di un tiro, di una palla sbagliata dal Genoa. Dominio Juve, ma alla fine 0 tiri in porta alla fine, perché tutti i tiri sono stati segnalati fuori. Io non capisco, perché sinceramente ho visto la parata di Perin su Dybala, non credo che fosse fuori quel tiro. Dybala prova il pallone infiltrante per Higuaín, in qualche modo il pallone Higuaín arriva, in mezzo a due però, non riesce a far su il pallone, invia di Perin, Matuidi, palla recuperata dalla Juve, solo per un attimo però, raccassata, Sturaro, Somahoro, Romero, Biraschi, ancora Sturaro, Genoa che fa girare bene il pallone. Cerca spazi che la Juve non lascia, ma perlomeno perde sicuramente, gioca col cronometro. Quadrado, Ramsey. Ramsey prova il pallone per Higuaín, non è neanche male. Palla per Ronaldo, incredibile. Ronaldo, Ronaldo, palla a cercare in mezzo. Sarà solo calcio d'angolo. Questa era una grande occasione per la Juve. E adesso cross ancora di Bentancur. Ronaldo non arriva su questo pallone che sembrava disegnato sulla sua testa. Allora Dybala. Dybala è costretto a cercare un taglio sul secondo palo e Ronaldo non arriva ancora neanche qua. Diciamo che Ronaldo non sicuramente irreprensibile oggi, ma sarà anche sfortunato nel primo tempo con quell'incredibile palo. Fallaccio intanto su Pjanic, anzi su Bentancur, scusate, Pjanic non l'ho messo effettivamente. Pjanic, che ha ufficialmente firmato per il Barcellona, e Arthur ha ufficialmente firmato per la Juve. Ovviamente non ci saranno in questi pronostici, perché fino all'anno prossimo saranno giocatori ancora delle loro squadre. Ronaldo, deviazione, palla insidiosa, Perin! Mamma mia, che occasione anche qua! La palla stava rimbalzando in maniera beffarda. Tanto facciamo anche qualche cambio, perché sennò, ragazzi, qua la partita non la si sblocca. Fuori Ronaldo, fuori Higuaín. Mettiamo Dybala di qua e mettiamo Douglas Costa per aumentare i giri del motore. Fuori anche Matuidi, dentro Rabiot. E a questo punto io lascerei così per il momento, poi vediamo. Bonucci anticipato. Quadrado recupera palla. Tra l'altro non so neanche se riuscirò a giocare tanto con questi cambi da fare. Quadrado, buona giocata, palla per Dybala, lo stop elegantissimo, Dybala sbaglia. E allora poi elimina, però Quadrado di gran carriera, Quadrado, gran giocata, Quadrado, Higuaín! Si sblocca la Juve al 79esimo con Gonzalo Higuaín. Che giocata di Juan Quadrado, che riesce a salire, recuperare il pallone che era molto difficile, perso da Dybala. Palla Higuaín. Higuaín non lascia scampo a Perin, tutto con l'in finale. Gran gol, veramente. E adesso arrivano i cambi. Juve, sarebbe una vittoria veramente pesantissima per la Juve, anche nella realtà, perché poco prima c'era la Lazio, quindi non so come farà la Lazio. Adesso subito Douglas Costa, che fa vedere la sua velocità. Douglas Costa, Douglas Costa, Douglas Costa, Ronaldo! 2-0, ragazzi. Douglas Costa è entrato e ha spaccato in due la difesa del Genoa. E Ronaldo non ha sbagliato. Che giocata quella di Douglas Costa! Bravo Ramsey, ma bravissimo Douglas Costa, e bravissimo anche Ronaldo. Il risultato ora è di 2-0 all'85esimo. Ramsey, Douglas Costa prova a far correre qualcuno, ma pallone irraggiungibile. De Ligt, che tra l'altro possiamo dire che Rabiot sbaglia il pallone anche qua, incredibile. E possiamo dire che può essere veramente un'arma veramente importantissima Douglas Costa in questo finale, più di chiunque altro. Douglas Costa ancora in questo finale di stagione, con queste partite tutte racchiuse. Douglas Costa veramente de devastante. Finisce qui, la Juve vince 2-0. Il PES pronostico col Genoa. Speriamo di ripetere questa bella prestazione del Marassi, anche nel vero Marassi, nella vera partita, le reti di Higuaín e Ronaldo. E io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video stasera. Ovviamente tutti sintonizzati con Fuori Rosa TV, perché ci saranno le probabili formazioni e di solito ci prendiamo abbastanza. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.